Duro colpo da parte degli uomini dei carabinieri al clan Triassia, Ostia, famiglia ritenuta rivale antagonista al clan degli Spada. 42 gli arresti fra Lazio, Campania, Toscana, Lombardia e Marche, beni sequestrati per 2 milioni di euro. Al vertice dell'organizzazione un anziano già in passato considerato come elemento di spicco della banda della Marranella. Tra gli arrestati anche Marco Esposito, di fatto uno dei pregiudicati più temuti nella zona di Ostia. Le accuse vanno dall'associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti al sequestro di persona fino alla detenzione illegale di armi, minacce e ricettazione. Numeri da record per le esportazioni agroalimentari made in Italy. Nei primi 8 mesi dell'anno sono arrivate a toccare i 28 miliardi di euro in valore, facendo segnare un aumento del 3,4% rispetto ai primi 8 mesi del 2017. È quanto si apprende dai dati della Coldiretti, dai quali si evince, ad esempio, che in alcuni settori, come quello del vino, gli acquisti all'estero arrivano addirittura a superare quelli nel nostro paese. Quasi 2/3 delle esportazioni interessano paesi dell'Unione Europea, dove il migliore partner per l'Italia rimane la Germania. Frena invece il tasso di crescita delle esportazioni negli Stati Uniti, di gran lunga il principale mercato del cibo italiano fuori dai confini dell'Unione. In ripresa la Russia, che nonostante l'embargo fa segnare un aumento di 6 punti percentuali. La possibilità di viaggiare oltre un gigabit al secondo, quasi impensabile solo pochi anni fa, oggi è un sogno che si realizza grazie alla rete di nuova generazione Giga Network 4.5G, lanciata oggi da Vodafone. E noi vediamo un grandissimo cambiamento nel mercato, in particolare nell'utilizzo dei dati su rete mobile, che è legato in modo particolare all'utilizzo dei contenuti video. Questo porta a una sfida tecnologica a cui noi rispondiamo con il lancio della Giga Network 4.5G, che è una nuova generazione di rete che renderà disponibili performance ai nostri clienti molto migliorate su scala nazionale. A Milano e Roma gli utenti potranno infatti viaggiare oltre la soglia del gigabit al secondo già dal mese di novembre, mentre la connessione fino al gigabit è disponibile in 17 città, che diventeranno 23 entro l'anno. La nuova rete Giga Network è una rete che permette di poter utilizzare i grandi quantitativi di dati che sempre più sono e saranno disponibili per i nostri clienti, ovunque essi siano, secondo le loro abitudini, che di fatto si stanno modificando in modo molto sostanziale. Una cosa è avere 50 giga e poi scoprire di non poterli usare perché non c'è copertura o perché le prestazioni non sono adeguate. Una cosa invece è avere 50 giga, 30, 40, 50, quelli che sono, ma poterli utilizzare dove e quando mi servono. Giga Network 4.5G è una combinazione dei più moderni apparati come Volt e Voice over Long Term Evolution, che consente di effettuare chiamate e contemporaneamente navigare su 4 o 5G con tempi di setup della chiamata ridotti, o ancora MIMO, Multiple Input, Multiple Output, grazie al quale raddoppierà la capacità e la velocità di trasmissione. Il tutto con tecnologie che sono predisposte e contengono gli elementi evolutivi del 5G. Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. Si è spento a 77 anni Gilberto Benetton. Gravemente malato da tempo, Benetton era stato ricoverato alcuni giorni fa a Treviso per una polmonite e le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Insieme ai fratelli Luciano, Giuliana e Carlo aveva fondato il gruppo Benetton nel 1965. Figura chiave della famiglia, era stato vicepresidente di Edizione SRL, di Autogrill, era consigliere del gruppo Benetton, di Atlantia, Mediobanca, Pirelli & Company e Allianz. Dal 2012 era stato inserito nell'Italian Basket Hall of Fame per i successi ottenuti con la Benetton Pallacanestro Treviso. È il secondo grave lutto per la famiglia Benetton. Il 10 luglio scorso, infatti, era morto il più giovane dei quattro fratelli, Carlo, all'età di 74 anni.